Il 2 dicembre del 2019 è una fredda giornata d'inverno. Il principe Andrea, duca di York, è all'interno della sua auto che si sta dirigendo nella tenuta di campagna della regina Elisabetta, sua madre. Il principe Andrea, all'interno di quell'auto, guarda fuori dal finestrino e pensa che quello con sua madre non sarà per niente un incontro piacevole. La regina Elisabetta lo ha convocato d'urgenza perché lo scandalo all'interno del quale il principe Andrea è coinvolto sta mettendo in serio imbarazzo la corona inglese. Sul principe Andrea pende un'accusa infamante, la più grave che un uomo possa ricevere, quella di aver violentato una minorenne, di essere amico di Jeffrey Epstein, miliardario finanziere americano condannato di traffico sessuale e associazione a delinquere. Questo è solo l'inizio di questa storia. Io sono Ture Magro e questo è il mio canale, dove ogni settimana racconto storie. Se anche tu ami le storie, sei arrivato nel posto giusto. Iscriviti al canale e attiva la campanella. La storia che ti racconto oggi ha come protagonista il principe Andrea, il fratello di Re Carlo d'Inghilterra, coinvolto in uno scandalo che potrebbe mettere in serio imbarazzo e forse in pericolo la corona inglese. Violenza sessuale ai danni di una minorenne. Ma partiamo dall'inizio. Chi è il principe Andrea, duca di York? Andrea, Alberto, Cristiano, Edoardo sono i quattro nomi del duca di York, figlio della regina Elisabetta, fratello di re Carlo III, fratello di Anna, secondogenita della famiglia reale. Lui, Andrea, il duca di York, è il terzogenito della famiglia, figlio della regina Elisabetta e di Filippo, figlio che è stato cresciuto personalmente dalla regina, che rispetto a Re Carlo e alla principessa Anna ha dedicato a lui molto tempo, molte attenzioni. Lui è nato il 19 febbraio del 1960 e la regina Elisabetta prende un periodo di maternità per dedicarsi proprio a lui, al duca di York. Questo bambino crescerà con tutte le attenzioni che Carlo e Anna non hanno mai avuto. Forse la regina Elisabetta, trascorrendo così tanto tempo con questo bambino, voleva compensare la sua titubanza, la sua riserva nei confronti del suo primogenito Carlo, futuro re. Qualsiasi sia la motivazione, questa differenza di trattamento mina moltissimo il rapporto tra i due fratelli, un rapporto sempre freddo e distaccato. Addirittura Carlo dubiterà del fatto che sua madre, la regina, potesse in qualche modo detronizzarlo in favore del suo fratello, duca di York. Andrea cresce in un mondo fatto di benessere, fatto di lusso, di grandi attenzioni che gli continua a dedicare sua madre, ma se la regina Elisabetta gli dedica attenzioni, non fa lo stesso la stampa inglese e la stampa di tutto il mondo, che è dedicata soltanto a lui, il futuro re, il principe Carlo, fino a quando il principe Andrea decide di arruolarsi in prima linea nella guerra delle Malvinas, le Falkland. La regina Elisabetta comincia ad avere preoccupazione, molta preoccupazione per questo figlio in guerra, ma lì la stampa comincia a dedicargli un po' di attenzione ed è qui che comincia ad emergere la personalità di questo ragazzo, che si farà notare molto durante la guerra. Questa improvvisa popolarità farà infuriare il principe Carlo, che si vedrà messo in secondo piano, non soltanto da sua madre, come in qualche modo è sempre stato, ma soprattutto dall'opinione pubblica, e questo è qualcosa che comincia a far male a Re Carlo. Andrea è un incallito rubacuori, un uomo che sa far innamorare di sé molte donne, attrici, modelle. I rotocalchi si riempiono, raccontano di lui, gossip che girano intorno alla sua storia, le sue molte storie d'amore, le sue feste notturne. Sono tante le storie che girano intorno a questo ragazzo, che adesso però è il principe Andrea, il duca di York, figlio della regina Elisabetta, che fa parlare di sé e delle sue molte relazioni. Ma forse, a quanto pare, questa è la sua unica qualità, come dice qualcuno di importante. Questo qualcuno di importante è la principessa Diana, che in un momento nel quale è già in rotta di collisione con la famiglia reale dichiara che quel ragazzo non ha nessuna qualità particolare, quel ragazzo ama soltanto partecipare a feste
e soprattutto passa il suo tempo a guardare cartoni animati. La vita di Andrea è costellata di momenti, apparizioni in feste mondane, e la sua condotta non cambia, nemmeno quando si sposa con Sarah Ferguson, ma i due presto dimostrano di avere un carattere molto simile, vengono ritratti spesso separatamente, felici e contenti in giro per il mondo, che vivono momenti di mondanità, feste ai quali i due non si sottraggono mai. Il principe Andrea sa che lui non diventerà mai re, perché sua madre la regina è salda sul trono e il futuro re sarà suo fratello Re Carlo. Ma proprio in quegli anni 90 succede qualcosa che cambia il corso della vita del principe Andrea e il corso di questa storia. È il 10 agosto del 1992. La moglie del principe Andrea è Sarah Ferguson. Sarah Ferguson e Andrea, si sa, non brillano di fedeltà, ma ormai è noto tutto questo, soltanto che, come spesso accade, si cerca di proseguire in avanti e far finta di niente, soprattutto nella famiglia reale, perché alcuni scandali, finché non diventano molto noti, si provano a tenere nascosti. Quella mattina del 10 agosto del 92, Sarah Ferguson percorre la strada che la porterà nella sala colazione, come ogni mattina farà colazione. Ma quella mattina è diverso perché lì in quella sala troverà tutta la famiglia ad attenderla, la famiglia che la attende con una grande pila di giornali sul tavolo. Uno di quei giornali in prima pagina ha una fotografia, la foto di lei, Sarah Ferguson in topless su un asdraio, e c'è un uomo vicino a lei che non è il principe Andrea e che le sta succhiando l'alluce del piede destro. Sarah Ferguson guarda quella foto, guarda la famiglia che è lì ad attenderla, che vuole parlare con lei, e fa marcia indietro, torna nella sua stanza, prepara una valigia e va via dal palazzo. Ora, non era certo una novità il fatto che il duca di York e Sarah Ferguson vivessero delle relazioni extraconiugali, ma essere spiattellati in prima pagina è qualcosa che ha un peso diverso. I due a questo punto si separano. Inizia da qui la nuova vita del principe Andrea. Feste, festini in molte parti del mondo, ma soprattutto in un luogo molto esclusivo che è Palm Beach. Siamo in America. Il proprietario di quella casa nella quale si svolgono questi festini esclusivi è Jeffrey Epstein. Chi è Jeffrey Epstein? Vediamolo insieme. Jeffrey Epstein, uomo molto ricco, miliardario americano, finanziere, uomo imprenditore che ha avuto una grande capacità, che è quella di scalare il mondo della finanza, fare affari e arricchirsi. Lui è un uomo che ha tanti amici, amici molto importanti, amici che lo chiamano spesso per chiedergli dei favori, uno in particolare che è quello di reclutare delle ragazzine con le quali questi uomini si intrattengono. Uno di questi uomini con i quali lui è molto amico è proprio il duca di York, il principe Andrea. Ma una parte della vita di Jeffrey Epstein è già nota alle forze dell'ordine. Anche nel periodo nel quale si intratteneva in rapporti con il principe Andrea, è stato accusato di violenza sessuale, condannato. Proprio lui, l'imprenditore Jeffrey Epstein, condannato, ha patteggiato una condanna a 13 mesi di reclusione. Dopo quei 13 mesi torna a fare la sua vita, ma adesso i riflettori sono puntati su di lui. L'FBI vuole vederci chiaro e inizia così un periodo di indagine che porteranno a scoprire qualcosa di sconvolgente, una vera e propria rete nella quale erano state adescate moltissime minorenni, ragazze che venivano da famiglie fragili, da famiglie con molte difficoltà, da famiglie povere, che venivano adescate e date in pasto a uomini che le richiedevano, un vero e proprio traffico della prostituzione. A capo di tutto questo c'era lui, il grande amico del principe Andrea, duca di York, Jeffrey Epstein. Passa il tempo e le indagini vanno avanti. Quelli che sono sospetti cominciano a diventare prove. Ad un certo punto, nella villa di Palm Beach,
conosciuta come la Villa delle Orge, ancor prima dell'indagine, e soprattutto il jet privato col quale Jeffrey Epstein faceva spostare le ragazze da un luogo all'altro, andava a recuperare le minorenni da portare alle sue feste, era chiamato il Baby Lolita. Insomma, era una vera e propria organizzazione volta al piacere di molti uomini potenti d'America e non soltanto. L'FBI irrompe nella casa di Palm Beach e quelli che prima erano sospetti adesso diventano prove. Che prove? Una tra tutte sono i filmati, alcuni filmati che vengono ritrovati, nei quali vengono ripresi uomini in momenti di intimità con donne e con minorenni. Insomma, un vero e proprio traffico gestito da Jeffrey Epstein. Filmati però che venivano catalogati e inseriti in uno specifico archivio. Forse Jeffrey Epstein utilizzava questi filmati per minacciare, per ricattare gli uomini che vivevano quei momenti con quelle ragazze. Insomma, sono molti i dubbi e soprattutto molte le notizie scandalose che, aprendo quella porta in quella villa, verranno fuori grazie all'FBI. Adesso non è soltanto una l'accusa per Jeffrey Epstein, sono moltissime. Ed è qui che entra in gioco una ragazza. Una ragazza che, nel momento in cui scatta lo scandalo, questa ragazza inizia ad accusare qualcuno di molto importante che non si trova soltanto in America, qualcuno riconducibile ad una famiglia molto importante, la famiglia reale d'Inghilterra. Il principe Andrea così viene implicato nello scandalo di Jeffrey Epstein. Le accuse nei confronti di Jeffrey Epstein sono moltissime a questo punto. Viene incarcerato in una prigione federale dove sconterà una pena durissima, ma la carcerazione per lui durerà molto poco perché verrà trovato suicida nella sua cella. Sono molti i dubbi intorno a questa morte, ma è stata dichiarata come morte per suicidio. E adesso, insieme, dopo aver lasciato lì, all'interno di quel carcere, Jeffrey Epstein e questa storia in America, ci spostiamo nuovamente in Inghilterra. Siamo all'interno di quell'auto nella quale c'è il principe Andrea e il 2 dicembre del 2019 il duca di York si sta recando nella residenza di campagna della regina Elisabetta, sua madre, che lo ha richiesto d'urgenza. Arrivato nella tenuta di famiglia, apre lo sportello della sua Range Rover, scende dalla macchina e una folata di vento mista a pioggia lo investe. Si reca all'interno del palazzo e lì non troverà la regina Elisabetta ad attenderlo, ma vedrà il principe Carlo e suo padre, il re Filippo. Sono entrambi seduti in un salottino con della carta da parati intorno, carta da parati floreale, le due poltrone, il principe e il re seduti che lo stanno aspettando. Poi c'è una terza poltrona vuota, è quella per lui, per il principe Andrea, che adesso si siede. Il principe Carlo non parla perché è il re Filippo che prende la parola. Per Andrea trovare suo padre, il re Filippo davanti a lui che vuole parlargli, è qualcosa di strano. Forse per la prima volta Filippo si assume un ruolo così arduo, che è quello di parlare con suo figlio di qualcosa di molto scottante. Una delle frasi che pronuncia Filippo è che lui deve assumersi la sua responsabilità, la responsabilità di ogni cosa, e adesso lo dovrà fare da solo. A questo punto prende la parola il principe Carlo, che per la prima volta fa il suo ingresso negli affari molto scottanti di questa storia e dice in maniera molto chiara e netta al fratello Andrea che lui da ora in avanti è fuori da tutti i giochi di palazzo. Da questo momento non dovrà più comparire in apparizioni pubbliche vicino a esponenti della casa reale, non avrà più un ufficio a Buckingham Palace, non avrà più una scorta reale, verrà sollevato da tutti gli incarichi pubblici.
dopo che Carlo ha pronunciato il suo verdetto nei confronti di suo fratello, con il quale ha sempre avuto un rapporto conflittuale, e forse con quel verdetto mette fine una volta per tutte a quella relazione così complicata tra lui e il principe Andrea, duca di York. In quel momento, in quella sala, cala il silenzio. Se la condanna inflitta dal principe Carlo a suo fratello in qualche modo può ripianare alcuni equilibri di palazzo, non basta certo questo a far placare l'opinione pubblica, che adesso vuole sapere di più, perché le accuse nei confronti di Andrea sono accuse davvero pesanti, che gettano una macchia indelebile sulla corona inglese, perché c'è qualcosa di molto grosso in mezzo e l'opinione pubblica vuole saperne di più. Ed è a questo punto che viene fuori una fotografia, perché la ragazza che accusa il principe Andrea è in possesso di una fotografia che potrebbe essere determinante in questa storia. Si chiama Virginia Roberts, la ragazza che accusa il principe Andrea, e lei, Virginia, asserisce di avere una fotografia in mano, una fotografia nella quale ritratta lei da minorenne con il duca di York nella casa di Jeffrey Epstein a Palm Beach durante uno di quei festini. Questa fotografia diventa il primo mistero di questa storia. A questo punto gli avvocati del duca di York vogliono vedere l'originale di quella fotografia, una fotografia che ritrae lui con una minorenne, ma Virginia Roberts ha perso quella fotografia, non la trova, ha soltanto quell'immagine che sta mostrando, immagine che viene accusata di essere un fotomontaggio organizzato ad arte per accusare il principe Andrea. Questa è la tesi degli avvocati del duca di York. Non basta assolutamente questo per placare rumors, indiscrezioni che continuano a girare intorno a questa storia. Una tra tutte il fatto che Andrea abbia pagato 12 milioni di sterline a Virginia Roberts per far archiviare questa storia, e pare che sia stato proprio Carlo, l'attuale re Carlo, ad aver anticipato quella somma per far sì che questa storia potesse finire per sempre. Oggi Carlo è re dell'impero britannico. Sul fratello Andrea pendono accuse molto grandi che macchiano la corona inglese, ma soprattutto il fatto che Carlo, re d'Inghilterra, sia anche il capo della chiesa anglicana, questo scandalo non può passare certamente inosservato. Questa era la storia del duca di York e di come è stato cacciato dalla famiglia reale. Se questa storia ti è piaciuta, lascia un like proprio qui giù e nel canale trovi molti altri racconti. Ci vediamo alla prossima storia. Ciao!